Un cordiale saluto Radio Studi di Cron TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca nera, furto aggravato continuato. È questo il capo di imputazione che ha condotto all'arresto in flagranza di reato ad opera dei carabinieri di Cremona di una quarantenne romena pregiudicata che ha cercato di sottrarre alcuni prodotti da una profumeria con sede al Cremona Po, servendosi una borsa schermata per eludere i sistemi antitaccheggio. I carabinieri hanno bloccato la donna e recuperato dalle furtive stimabile in 500 euro, subito restituita alla titolare del negozio. Parliamo di impresa adesso, più aperture che chiusure. Cremona torna a crescere. Sentiamo i meriti del servizio di Lucilla Granata. Buone notizie per il lavoro nella provincia di Cremona. Una ricerca di Polis Lombardia dimostra che sul nostro territorio il saldo tra avviamenti e cessazioni di attività è positivo. In crescita risultano infatti essere soprattutto le province di Pavia, Lodi e Cremona. Le altre registrano un segno più, ma con valori più bassi rispetto al 2017. Tra gli avviati il 44% sono donne. Sono l'industria e le costruzioni a registrare i saldi più positivi e alti rispetto al 2017, con rispettivamente un più 36,2% e un più 22,4%. In flessione invece il settore fisiologicamente più variabile, quello dell'agricoltura, dove a fronte di un aumento del 5,4% degli avviamenti rispetto allo stesso periodo del 2017, si registrano però cessazioni per il 34,7%. Gli avviamenti che richiedono qualifiche alte e titoli di studio universitari sono stati il 21%, mentre il 30% è avvenuto per professioni a bassa qualifica. Su circa 1.200.000 persone avviate al lavoro nel 2018, il 74% sono italiani, il 20% extracomunitari e il 5,4% stranieri del territorio europeo. Sono i giovani infine ad avere il maggior numero di avviamenti annuali, il 51,4% del totale a meno di 34 anni, anche se trovano occupazione per periodi più brevi e con contratti meno stabili. Ballottaggio, il clima politico e i tempi supplementari si fa incandescente. Sentiamo il servizio. C'è tempo in pratica fino a domenica alle ore 18 per annunciare eventuali collegamenti con ulteriori liste. Dichiararlo è stato l'ufficio centrale elettorale di Cremona, comunicando al sindaco l'esito ormai noto delle votazioni svoltesi lo scorso 27 maggio per il comune e dunque la necessità di andare al ballottaggio. Immutata per la nuova chiamata alle urne la composizione dei vari seggi. Intanto si infiamma la campagna elettorale. Il centrodestra sostanzialmente unito ha emesso un comunicato in cui mette in guardia dal rischio che Gianluca Galimberti, se rieletto, possa diventare il sindaco non di tutti, bensì espressione del PD. A quel punto affermano unica forza politica governare Cremona. E poi l'altro rischio collegato, che possano essere riconfermati assessori coloro che sono stati bocciati dall'elettorato, che non li ha mandati nemmeno in consiglio comunale, e fanno nomi e cognomi, quello di Alessia Manfredini. Da qui l'appello: Cremona non può perdere questa occasione di mandare a casa la sinistra. Il centro-sinistra invece al momento evita la polemica diretta e gli attacchi personali, si limita a promuovere le proprie iniziative come quella di domani, ovvero la biciclettata collettiva dalla sede elettorale di Largo Boccaccino al Parco Alpò, per sottolineare i temi la mobilità e il rilancio delle colonie padane. Il candidato sindaco Galimberti promette nuovi interventi in caso di rielezione, con nuovi arredi, pavimentazioni, spazi di sosta e servizi, tanto per i ciclisti più o meno dalla domenica, quanto per il rilancio ulteriore della navigazione fluviale, sino a trasformare il Lungo Po nel lungomare di Cremona. Se l'appuntamento vero dunque in cabina elettorale il prossimo 9 giugno, è evidente come molti altri eventi debbano avvenire prima di allora per rendere incandescente il rush finale dei due candidati. La cronaca dall'Italia. Secondo Federcanapa, la sentenza della Cassazione che ha vietato la vendita dei derivati dalla marijuana non obbligherebbe alla chiusura dei negozi di cannabis. Nella canapa industriale, infatti, i livelli del principio attivo THC sarebbero al di sotto del valore di 0,5% fissato per legge, dunque sfuggirebbero al divieto che riguarda solo i prodotti con efficacia drogante. Parliamo di inflazione adesso perché è scesa nel giro di un mese tra aprile e maggio dall'1,1 allo 0,9%, tornando ai livelli di gennaio. Lo ha reso noto l'Istat, che però ha specificato come i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, vale a dire alimentari, cure della casa e della persona, sono saliti dello 0,5% su base annua, rappresentando un problema in più per le già provate famiglie italiane.
La cronaca del mondo, il secondo summit con gli Stati Uniti è fallito, così il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha fatto giustiziare i funzionari ritenuti responsabili del fiasco diplomatico. Si è salvato solo l'ex braccio destro del leader, Kim Jong-kol, che è finito però in un campo di rieducazione e sanzionato con i lavori forzati nella provincia di Agang. Punito anche l'interprete del leader, Shin Ye-yong, destinato probabilmente a un campo di prigionia per un errore di traduzione. Anche l'emittente satellitare Al Jazeera è stata censurata, è capitato a Khartoum, in Sudan, dove le autorità hanno chiuso la sede della televisione e vietato ai giornalisti di lavorare. Al Jazeera ha definito la decisione assunta dal governo militare in carica come un attacco alla libertà dei media, al giornalismo e ai principi fondamentali del diritto del pubblico di sapere cosa stia accadendo nel paese. Lo sport ora è ufficiale, con un proprio comunicato l'Inter ha ufficializzato la firma apposta da Antonio Conte sul contratto triennale propostogli con un compenso di 9 milioni di euro a stagione. È lui il nuovo allenatore della squadra, dunque dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Intanto disegna un quadro apocalittico nella Roma, l'inchiesta apparsa su Repubblica, secondo la quale De Rossi, Dzeko, Manolas e Kolarov avrebbero esercitato pressioni per scacciare Totti, Monchi e Di Francesco dalla società, delusi dall'andamento della stagione e dalle mosse di dirigenti e allenatore. Dal canto suo, la Roma ha definito distorto e distante la realtà il quadro suggerito dagli articoli apparsi sul quotidiano romano. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Crown TV. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.